Se ancora non mi conosci, io sono Parrins e sono conosciuto per essere tra i migliori giocatori di Minecraft. Ho il record per aver finito Minecraft in 14 minuti e in questo video proveremo a finire Minecraft con il seed Parrins in meno di 15 minuti. Prima di giocare il mondo avrò 3 minuti per analizzarlo e studiare la strategia migliore. Fatemi sapere se queste challenge vi piacciono, ma solo dopo aver lasciato un bel mi piace ed esservi iscritti al canale. Abbiamo 3 minuti per andare ad analizzare e studiare il seed col nome Parrins. Ora dovremmo segnarci tutte le informazioni importanti. Il timer tra l'altro è in alto a destra e io direi che non vedo villaggi. C'è una pozza di lava lì, c'è un villaggio lì, ok, interessante, molto interessante. Questo villaggio al fabbro per caso? Mi sa di no, ok, l'ho visto adesso. Quindi 14 secondi, sappiamo che c'è un fabbro, è buono per caso, è ottimo, 14 pezzi di ferro, ok. Quindi abbiamo la pozza di lava lì, il fabbro lì, qui c'è della legna per caso? 2 blocchi, non è il massimo. Vediamo se ci sono altre case con altre legna. C'è un altro fabbro, ho visto un'altra pozza di lava dritto per di là. E io direi che non vorrei perdere altro tempo perché mancano solo 2 minuti. Devo capire assolutamente com'è questo Nether. Ok, veloce, 51 secondi. Dai, dovremmo farcela, teoricamente. Allora, non c'è un bastione, non c'è una fortezza. Facciamo un locate, bastion. Meno 384, no, mi sembra troppo lontano. Vediamo se in questa regione c'è un altro. Ok, 250 meno 280, un po' più vicino. Invece la fortezza, 380 blocchi. Ok, hanno in comune X, perché entrambi hanno X di 250. Va bene, quindi sono distanti ma abbastanza vicine tra di loro. Vogliamo vedere che tipo di bastione è? Ma sì, dai, abbiamo 1 minuto e 20, si può fare. Tesoro, ok, va bene. E cos'altro ci rimane da capire? Se, cioè, quanto dista la Stronghold? Allora, andiamo a vedere dove è la Stronghold e credo che poi abbiamo tutte le informazioni necessarie. Locate Stronghold, 2248, allora mi devo segnare un attimo un paio di coordinate. Scusate, ma qui è 250, 250 la fortezza. Ora facciamo 2200, oh manca pochissimo tempo. Allora, andiamo a vedere un'altra cosa perché abbiamo solo 50 secondi. Quindi voglio vedere da qui, una volta che entro qui, dove sta. Ok, sta lì. 2.20, quindi allora io arriverò da qui. Porta in ferro, porta in ferro, porta in ferro, perché è qui dietro credo, no? Porta in ferro. Ok, abbiamo, qua c'è del cibo, non, ha 3 mele che potrebbero essere utili. Quanti occhi ci sono? 2, quindi ci serviranno solamente 5 blaze rod. Abbiamo tutte le informazioni? Credo di sì. E anche perché non abbiamo più tempo, 20 secondi. Ha senso entrare, no? Vediamo altre casse, se magari c'è altro cibo. Ok, 2 panini volendo ci sono, niente. 2.55, quindi ci fermiamo qui. Avevamo 3 minuti per analizzare il seed, ne abbiamo usati 2.56. Adesso dobbiamo speedrunnarlo in meno di 15 minuti. Questa volta però iniziamo senza comandi e il tempo è in alto a destra. Buona fortuna, dovremmo andare, se non mi sbaglio, a sinistra. Sì, dovrebbe essere di qua. Ok, credo che sia per di qua, altrimenti ho già perso diverso tempo e non vorrei. Comunque il tempo in alto a destra conta solo il tempo di gioco, ma mi sa che ho sbagliato lato perché qui non c'è il villaggio. Mi sa che non c'è. Ok, no, c'è, si gode. Allora, è il tempo di gioco, quindi quando premerò pausa in alto a destra il tempo non andrà avanti. Allora, come giusto che sia, perché conta effettivamente il tempo di gioco. Allora, il fabbro dovrebbe essere questo qui. E non aveva legna. No, al 100% non aveva legna. Confermato? Confermato, infatti. Peccato. C'era un altro fabbro, non mi ricordo dove. Prendiamo i letti intanto. Qui non c'è la cassa, purtroppo. Ora non so se qua ci sia la cassa o meno, perché prima non abbiamo visto. Ok, c'è un po' di legna, 11 panini potrebbero bastare. Qui c'è un letto, abbiamo 3 letti. Ma ci facciamo già gli attrezzi, va? C'è un altro fabbro, può essere utile a qualcosa? Assolutamente no, un po' di cibo però abbiamo preso. Va bene. Allora, non abbiamo altra legna, quindi io romperei ancora giusto qualche blocco, perché comunque è fondamentale la legna. 1 minuto e 15 non siamo ancora entrati. Mi ricordo che vicino alla pozza di lava era presente della flint, cioè della gravel. E niente, ora dobbiamo essere fortunati. Non entriamo nemmeno troppo tardi. Entriamo a 1 minuto, no, 2 minuti, dai, 2 minuti, contando che non abbiamo ancora la flint. Flint che è qui, ok. Ma dove lo trovate? Un altro youtuber che fa il portale senza avere il piccone di diamante. Scusate, ma sono concentrato, quindi potrei incepparmi con le parole. Ci serve la gravel adesso. Contando che io sono abbastanza sfortunato. Ah,
Come ho detto. Quindi entriamo a 2 minuti e 15. Dai, più o meno va bene. Ora sappiamo che a 2.50 meno 2.50 abbiamo il bastione. A 2.50, 2.50 la fortezza. Io direi di andare prima alla fortezza. Solo perché, se vi ricordate, la stronghold sta a meno 67. Quindi non vorrei fare avanti e indietro. Quindi andiamo alla fortezza. Ma, dato che appunto iniziamo dalla fortezza, io direi di farci uno scudo e possiamo partire. Ok, fortezza che sta a 2.50, 2.50, quindi verso di qua. Allora, ci siamo quasi più o meno. Sento un po' troppi piglin, io non ho l'armatura in oro e questo è abbastanza rischioso. Però, devo starnutire. Ok, tornando a... Oh, finalmente ci siamo. Ah, e tra l'altro lo spawner di Blaze è pure lì davanti. Ok, no way, ce n'è due, ce n'è un altro qui. Ok, quello è un facocero per caso, no? Quindi siamo allo spawner a 4 minuti. Abbiamo camminato per 2 minuti, non il massimo, ma va anche bene. Allora, non fatemi troppo male, grazie. Allora, non dobbiamo prendere troppe Blaze Rod, nel senso che dobbiamo prendere 5, quindi... Contando che abbiamo un po' di sfiga dalla nostra parte, come sempre, d'altronde, nelle speedrun, siamo ancora a zero, per farvi capire. E dai, scendi, ti prego. Vabbè, quello non vuole scendere. Allora, io attiverei anche l'altro spawner, perché almeno così massimizziamo i tempi. Allora, mi raccomando, però, fondamentale non morire. Ma quanto posso essere sfortunato per non avere ancora le blaze rod che mi servono? Cioè, ho ammazzato 6 blaze! E niente, quello difficilmente potrò attaccarlo d'altronde. E niente, ho ripreso fuoco, almeno ho preso un'altra Blaze Rod. Allora, dammi te la terza. Niente, lui mi ha dato la terza. E niente, rimangono le ultime due. Io non ho troppa vita, però vabbè, non dovrei morirci teoricamente. E fu così. Perché qui non sono ancora spawnati? Uno ne è spawnato. Due. Allora, lì ce n'è due. Quattro, ti prego, dammele, scappo. Ti prego. Ok, ok, abbiamo quelle che ci servono. Abbiamo quelle che ci servono, abbiamo anche abbastanza problemi davanti a noi. Sì, ora capiamo come evitare tutta questa roba senza morire, grazie. È perché sono diventati un po' troppi. Allora, il bastione è per di qua. Ok, siamo safe, non ha... Cioè, questi sicuramente non sono più veloci di noi. Qui dobbiamo fare un po' di parkour. Quello c'ha l'arco. Ok, forse devo ammazzare questo. E ci siamo. Ok, ora che siamo salvi, dobbiamo andare per di qua, per il bastione. 6 minuti e 40, non male. Il tesoro, per fortuna, è uno di quei bastioni che, bene o male, so giocare molto bene. L'unico problema è che non ho un'armatura in oro. E probabilmente quello vuole buttarmi nella lava. Ok, no. Allora, non so dove io abbia fatto sta scala, che è particolarmente sbagliata. Però dovremmo esserci. Ora, buttiamo questo qui. Perché non sta venendo nessuno ad attaccarmi? Perché non sta venendo nessuno ad attaccarmi? What? Allora, ho questo bastione vuoto. E questa cosa mi rende particolarmente triste, ve lo dico. Mi è caduto un blocco d'oro. No, lo vedo pure da qui, dov'è? Dai, via qua. Allora, andiamo dall'altro lato. Vediamo quanta ossidiana c'è nelle casse. 9 minuti e 50 non è male. Qui non c'è nulla. Non mi hanno ancora dato perle. Questa cosa mi fa un po' piangere. Abbiamo tutta l'ossidiana che ci serve per uscire. Ma non abbiamo cioè, le perle. Non ce ne servono nemmeno troppe, tra l'altro. Cioè, ce ne servirebbero tipo... 10, 11. Allora, questa situazione è preoccupante. Vuol dire che io ho davvero la mia salvezza in quel blocco lì. Mamma mia, come ci siamo ridotti. Mamma mia, come ci siamo ok, scusate, ho fatto un po' di casini coi tasti. Ok. Cioè, sono arrivato fin qua solo per prendere questo blocco d'oro che mi è caduto, che mi sta rallentando di tantissimo, per scambiare con sti tizi. Avete finito? Zio, pera. E niente, non ho più oro. Oh, mi hanno dato 8 perle! Ok. Dove devo andare? Scusate, ma non pensavo. Meno 67, quindi positivo di Z. Ok, dobbiamo andare per di qua. Io ho ancora la Fires, vero? No, non l'ho mai bevuta. Meno non ho altre perle da lanciare, più che altro. Meno 67. Meno 67 per di qua, ma siamo già a 13 minuti. Mancano 2 minuti, secondo me non ce la facciamo. Allora, 2,81, meno 67. Tipo per di qua. Niente. Ok, tipo qui. No, meno di 15 minuti non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. E vabbè, dai, ci abbiamo provato. Ci
Ci abbiamo provato, che vi devo dire. Un minuto. Abbiamo un minuto. Dobbiamo essere abbastanza. No, dove mi ha messo? No, io non l'ho studiata. Da qui c'è pure uno spawner di scheletri. Ma in che senso? Ah, ferro? 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 No. Ah, io arrivo da qui. No, e niente. Ferro. Ferro. Ferro, sta per di qua. Qui c'era pure del cibo. E niente, dai, non ce l'abbiamo fatta. 14 e 16, ti prego. Ti prego. Allora, 5 occhi. Devo essere abbastanza fast, ma secondo me... 14 e 30. Se il drago scende, ce la facciamo. Holy, deve scendere tipo subito. Niente, 15 e 07. Non ci credo. Allora, calcolando che il drago non sta scendendo, purtroppo, cioè da tipo un minuto e trenta che vola e gira, forse ha deciso... Ah, grazie! Comunque, volevo dire che se mi avessero dato più perle i piglin, perché vi ricordate che sono dovuto andare fin sotto per prendere un blocco d'oro inutilissimo? E poi dove è stata l'altra perdita di tempo? Ah, non mi ricordo. Ah, un po' alla Stronghold, ho perso tipo 10-20 secondi. Però, quasi completata questa challenge. Ovviamente mi direte voi nei commenti se abbiamo vinto o meno. Allora, non abbiamo vinto. Però ditemi solo se siete soddisfatti di questa speedrun. Io teoricamente devo fare... quello che mi riesce meglio. Ed è ammazzare il drago. Opsi. E vabbè, allora, 17 minuti. Ragazzoni, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao a tutti.